se l'Italia avesse chiuso i ponti all'Albania, avesse affondato ogni imbarcazione che partiva dall'Albania, io non sarei qui a raccontare questa storia e non sarei qui magari ad essere il primo giocatore a giocare in Serie A albanese, non sarei qui a cercare di aiutare quelle persone che magari fanno lo stesso viaggio o anche chi è qui. C'era il coprifuoco, una volta che si faceva buio non si poteva uscire, si aveva paura veramente a uscire fuori dal giardino di casa perché poteva succedere qualsiasi cosa, cadevano proiettili vaganti ovunque. E la goccia che fece traboccare il vaso fu un proiettile vagante, come gli dicevo, che colpì mia sorella. Quella è stata, diciamo, quel qualcosa in più che ha colpito mio padre, ha detto guarda, questo paese dobbiamo abbandonarlo perché non è più sicuro neanche per noi. Dopo avere, diciamo, seminato la guardia costiera, le prime luci della Puglia, le prime luci della costa italiana, ricordo che ci buttarono a tipo 40 metri da riva, perché se si avvicinavano troppo a riva avevano paura che poi dopo la guardia costiera li poteva fermare, ci buttarono tutti a riva e tante persone in questo modo morivano perché c'erano tante persone che non sapevano nuotare, uno, e c'erano tanti bambini piccoli, di cui anche mia sorella che non sapeva ancora nuotare, per cui si dovette aggrappare a mio padre per non affondare, appunto. Avevo solo un sacchetto dell'immondizia con tutta la roba, un paio di scarpe da basket e qualche vestito racimolato per poter iniziare questa nuova vita. Ti devo confessare che il primo anno e mezzo è stato veramente difficile, forse il più difficile della mia vita, più della guerra in Albania. Ricordo che comunque ho vissuto per un anno e mezzo e ho dormito ovunque, sotto i ponti, nei garage, andavo a letto senza cena, mi svegliavo senza far colazione perché non avevamo da mangiare, passavo le giornate a mangiare pane, acqua e zucchero. È stato veramente decisamente il periodo più difficile della mia vita e poi non potevo fare quello che facevano tutti i ragazzini della mia età, i 12enni, i 13enni, non potevo andare a scuola, non potevo giocare a pallacanestro, non potevo essere tesserato per una scuola di pallacanestro. E quello che facevo durante tutto il giorno era andare all'oratorio. Non so perché dentro di me avevo questa impressione che se andavo all'oratorio nessuno mi poteva rimpatriare, nessuno mi poteva prendere e riportare indietro in Albania. Perciò io andavo, appena potevo, andavo all'oratorio, prendevo una palla da basket e continuavo a tirare, tirare, tirare. Mi ricordo questa scena dell'incredibile, perché vado a fare il riconoscimento prima della partita dall'arbitro e l'arbitro vede questo documento e mi fa: non posso farti giocare, non è niente, non ha nessuna valenza. E mi ricordo che andai a casa veramente triste perché non potevo neanche giocare a pallacanestro, per cui era diventato veramente tutto difficile, nessuno ci dava casa in affitto, nessuno poteva lavorare in regola, mio padre lavorava in nero, perciò era una situazione che io non vedevo via d'uscita. E proprio grazie a questo parroco, a Don Marco, lui fece una cosa che onestamente non so neanche se è legale. Fece un'autocertificazione della chiesa con una fototessera e ci mise un timbro della chiesa. E io ho iniziato a vivere e a giocare a pallacanestro in questo modo, il primo anno in Italia. Le cose non succedono mai per caso. Sono venuto in Puglia e sbarcato vicinissimo alle coste di Brindisi nel 98. Tanti anni dopo ci sono tornato da capitano e ho portato la squadra in A1. È una cosa che mi ha fatto molto riflettere e spesso mi succede, magari quando ci sono momenti importanti, rivivo certe situazioni della mia vita. Gridano anche oggi, cioè sono sempre visto come l'albanese, né? Ogni volta magari che faccio un canestro o faccio qualcosa in campo, albanese di merda, torna al tuo paese. Secondo me le persone che sono da questa parte dell'oceano o del mare non si rendono conto del perché queste persone lasciano il proprio paese, del vero perché.
Dicono tanti che no, non ci sono guerre civili e non ci sono magari problemi nei loro paesi, però vi posso assicurare che un padre non mette mai i propri figli su un barcone dove c'è il rischio reale di morire lasciando il proprio paese. Cioè, immaginatevi voi a casa vostra, o immaginatevi anche, non so, i vostri nonni, i vostri bisnonni che sono immigrati dall'Italia andando verso l'America, no? Che non avevano niente, non vedevano nessun futuro per loro e per i loro figli. E loro fanno la stessa cosa 100 anni dopo. Il fatto è che secondo me bisogna giudicare le persone per le persone che sono, non il fatto che vengano dall'Africa o vengano dall'Albania o dalla classe sociale.